Oggi inizia un percorso di lotta dei lavoratori del 118 appartenenti alle associazioni di volontariato per far conoscere prima di tutto le loro condizioni e poi per chiedere con forza l'internalizzazione. Come primo passo di internalizzazione chiediamo e chiedono i lavoratori che siano le sanità service regionali, in particolare quella di Foggia, a internalizzare il servizio così come è già stato per le postazioni che fanno parte del 118 del Gargano Nord. E lì si è visto il cambiamento in meglio che c'è stato rispetto alla gestione stessa, sia da parte della ASL che da parte dell'utenza stessa. Questo noi lo chiediamo in attesa che ci sia finalmente la partenza ufficiale dell'Agenzia Unica Regionale che dovrebbe andare a gestire il servizio dell'emergenza urgenza, compreso il 118. Però non possiamo aspettare i tempi più o meno biblici dovuti al fatto che queste norme faranno un passaggio all'interno del Consiglio regionale con tutti i problemi che si verranno a creare. Allora noi proprio per questo chiediamo un primo passaggio attraverso le società in house.